Benvenuti, bentornati e ciao a tutti da una me sempre più devastata. Io non so più come ripigliarmi, quindi portate pazienza, ma questo penso che sarà la mia faccia devastata da qui all'eternità. Sono sopravvissuta a un weekend in compagnia dei pidocchi. Che gioia! Sì, i pidocchi. Fortunatamente nulla di devastante. Nel senso che li aveva solo Eugenio ed erano anche pochi, li abbiamo presi in tempo, ma è stato un weekend all'insegna di shampoo, non shampoo, pettinino, mentre sei lì col pettinino che guardi nei capelli di tuo figlio l'altra piccola attaccata alla gamba che vuole essere presa in braccio, 250 lavatrici che vanno, togli tutto dai letti, rimetti tutto dai letti, il giorno dopo ritogli tutto dai letti, rimetti tutto. Fai i letti 50 volte, disinfetta tutta casa, vai in internet a guardare se i gatti possono essere portatori di pidocchi, cioè nel senso non che ci hanno infestato loro, ma se vanno in un posto dove ci sono i pidocchi, tipo sul letto e poi dopo vanno sul divano, se possono portare i pidocchi. È stato veramente devastante, ma sono sopravvissuta anche a questo. Non so come ho fatto, ma sono sopravvissuta anche a questo, che uno dice, vabbè, i pidocchi cosa fanno schifo, ma cosa vuoi che sia? Ma gestire il tutto, tutta una casa da disinfettare, disinfestare, controllare i bambini, controllare me stessa, fare 250 shampoo, bambini che sono ancora piccoli, quindi non è che dici stai lì fermo, immobile, quindi è stato un po' un carico pesante, ma sono qui a registrare forse l'ultimo video di dicembre, nel senso che io sto registrando che è ancora fine novembre, mi sto mettendo super avanti perché già questa settimana c'è uno sciopero a scuola e avrò i bambini a casa. E quindi mi sto mettendo avanti più che posso, finché ho del materiale o delle cose da dirvi. Tra l'altro, vabbè, l'avete già visto, quindi non vi faccio spoiler, l'avete già visto dal titolo, è la terza parte del Bookshelf Tour che io continuo a registrare. Ma deve ancora andare in onda la prima parte di questo Bookshelf Tour, un po' così particolare perché sapete che io non ve lo faccio direttamente dalla libreria, ma qui seduta al tavolo e non so neanche se vi piace, se vi piacerà, se volete che io continui. Io intanto registro, poi magari se lo guardano in tre persone, vabbè, farò contente quelle tre persone che sono interessate. Perché appunto sta per iniziare dicembre e già inizia con lo sciopero del 2 di dicembre e avrò i bimbi a casa. Poi, come vi ho già detto in altri video, sarà un caos tra vacanze di Natale, ponti, visite dei bambini che quindi avrò a casa perché li devo portare dall'otorino, dal dentista. Mazzi e stramazzi, come si suol dire, quindi è molto probabile che questo sarà l'ultimo video che io adesso registro. No, in verità devo ancora registrare il wrap up di dicembre e spero di riuscire a registrarlo tra una cosa e l'altra, e che voi vedrete sul canale dopo la metà di dicembre, il 19 forse, e molto probabilmente il canale andrà in pausa fino a gennaio, perché poi dopo fisicamente non so come fare a registrare video. Ma tanto, cioè, ne avete di materiale da recuperare, se proprio vi mancherò così tanto in quella quindicina di giorni in cui non mi farò vedere e sentire. Iniziamo, come vi ho già detto, terza parte del Bookshelf Tour, quindi siamo passati alla mensola sopra, allo sportellino. Non lo so se mi sono spiegata, ma chi ha già visto i primi due ha capito, insomma, ha visto com'è fatta la libreria che vi sto facendo vedere con questi bookshelf tour. Ho fatto le prime due mensole, quelle che sono coperte dallo sportellino, perché sono le prime due in basso. E partiamo con la parte scoperta. Primo libro che vi faccio vedere di Sebastian Barry, Il Segreto. Libro che mi è stato regalato perché è stato preso a libraccio, ma il prezzo è cancellato a penna. Ma essendo nella mia libreria da un sacco di tempo, non mi ricordo da chi io non me lo scrivo. Ah no! Che deficiente che sono! Fortunatamente, la persona che me l'ha regalato ha scritto una dedica. E quindi so che me l'ha regalato. Avevo il sospetto, ma non volevo dire una castroneria, dico la verità. Ma la dedica mi ha confermato che questo è un regalo della Penny. Il segreto di Sebastian Barry. Quindi ci tengo particolarmente, la mia adorata Penny. Un caso di follia.
Ecco, partiamo già benissimo, ma lei mi conosce, quindi è andata sul sicuro. Roseanne McNulty è chiusa in manicomio da molti decenni, impegnata a redigere meticolosamente e in assoluta clandestinità i suoi diari. Roseanne ci racconta di una vita avventurosa, sposata e poi ripudiata a causa di un breve incontro con un ribelle conosciuto durante la guerra civile irlandese. Roseanne vive po del poco che le resta. A interrompere la sua solitudine una notte d'amore in cui viene concepito suo figlio, poi più nulla nei suoi ricordi, solo le mura scrostate di quel fantasmatico e sinistro manicomio. Anche il dottor Green, lo psichiatra che ha in cura da 30 anni Roseanne, affida la scrittura di un diario le sue considerazioni sulla propria esistenza e su quella strana paziente, sempre più convinto che il suo internamento celi ben altri misteri. Vabbè, voglio leggerlo subito. A me, come dico sempre, non fa bene fare questi video perché sono libri che ho lì da un po', che magari mi sono un po' dimenticata e poi li ho di nuovo tra le mani, leggo le quarte di copertina e li voglio leggere subito. Vabbè, niente, andiamo avanti perché ho tipo 50 libri qua e se mi metto a sospirare per ogni titolo e ogni libro che vi faccio vedere non la finiamo più. Poi di Michelle Houellebecq. Lo sento nominare, sono quei, ve l'ho già detto, ci sono dei cognomi che sono famosi e io sento nominare continuamente, ma non riesco a mettermeli in testa, non riesco a pronunciarli. Vabbè, lui, la carta e il territorio. Autore di cui non ho ancora letto nulla, ma che mi incuriosisce parecchio e secondo me è molto nelle mie corde. Questo l'ho trovato scontato, non mi ricordo dove, perché qua c'è dice la carta e il territorio. Ma non mi dice nulla questo nome, quindi o in internet l'ho trovato o in un qualche mercatino dell'usato e penso che sia un. Ho aperto semplicemente la copertina. Avete sentito lo scrocchio? Vediamo qua. No, non è questo, quindi questo scontrino. Ah no, sì, è questo perché avevo preso anche un altro libro. Bene, l'avevo preso dalla mia amica Elisa, che aveva il reparto dei libri usati e l'avevo trovato da lei e appunto mi incuriosisce l'autore se non ho capito male questo tra l'altro non è un libro sì un libro un titolo dell'autore che si vede molto in giro e anche di facile reperibilità ma non lo so forse sto dicendo una castroneria. Ovviamente tutto quello che vi nomino, tutti i libri che vi faccio vedere qui sotto, sono tutti in descrizione con, se volete, anche l'affiliazione, il link all'affiliazione ad Amazon. E niente, quindi l'ho preso proprio a scatola chiusa. Se Jed Martin, il personaggio principale di questo romanzo, vi dovesse raccontare la sua storia, probabilmente vi parlerebbe della rottura della propria caldaia avvenuta un certo 15 dicembre. Oppure di suo padre, architetto noto e stimato con cui era solito trascorrere solo la vigilia di Natale. Ricorderebbe certamente Olga, una russa molto carina, incontrata all'inizio della sua carriera in occasione di una mostra delle sue fotografie delle carte stradali della Michelin. Tutto questo avveniva prima che arrivasse il successo mondiale con la serie delle opere dedicate ai, tra virgolette, mestieri, ritratti di personalità di diversi ambienti colte nell'esercizio della loro professione. Dovrebbe dire anche come ha aiutato il commissario Jocelyn, non so leggerlo, a chiarire un'atroce storia criminale che ha sconvolto la polizia. Anche questo voglio leggerlo subito. Bene, molto molto bene. Poi il libro che in teoria dovrei leggere insieme alla Lia, è tipo 2 anni che lo mettiamo nella nostra fantomatica TBR di libri da leggere insieme, ma non viene mai il suo momento. Vita segreta della bambola solitaria di Jean Nathan, Jean, quello lì. Libro che mi incuriosisce parecchio, con anche fotografie. Volevo farvene vedere una un pochino più inquietante, ma questa neanche tanto. Ce n'era un'altra che ovviamente non troverò mai più. Era questa? No, non era questa. Vabbè, ma ve la faccio vedere lo stesso. E dovrebbe essere una biografia, autobiografia. Alla fine degli anni 50 esce in America un insolito libro per bambini, la storia di una bambola solitaria, The Lonely Doll, che si strugge disperata per avere degli amici fino a che alla sua porta si presentano due orsetti con i quali riesce finalmente a creare una famiglia.
Ad accompagnare il racconto non sono però le solite illustrazioni, ma fotografie in bianco e nero, sorprendentemente realistiche, dai toni noir di una bambola Lenci e dei due orsi di peluche. La fiaba, cupa e tenebrosa, conquista subito il favore del giovane pubblico, imprimendosi in maniera indelebile nell'immaginario di un'intera generazione. A 40 anni di distanza, il libro ormai scomparso dalle librerie e dai cataloghi, ma non dal cuore dei lettori. Tra questi la giornalista Jeanne Nathan, che si mette sulle tracce dell'autrice, ricostruendone la storia attraverso lettere, diari, vecchie foto e i racconti delle persone che l'hanno conosciuta. Quindi sì, dovrebbe essere un memoir, una biografia scritta da questa giornalista sulla figura di questa autrice particolare che ha scritto queste favole un pochino dark. Non so se notate, la fotografia in copertina è abbastanza inquietante pensando al fatto che siano libri scritti per bambini. Poi, questo è un saggio che prima o poi mi metterò lì con concentrazione a leggere e studiare perché è un argomento che mi interessa molto. Introduzione all'astrologia e decifrazione dello zodiaco di Lisa Morpugo. È un libro che ho, tra l'altro, si è piegata la copertina, ho perso un battito di cuore. È un libro che ho comprato perché è un argomento che mi interessa molto. Ve ne avevo già parlato, fatto cenno, quando vi avevo detto le mie impressioni su Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, perché in quel libro si parla di temi natale, astrologia. Tra l'altro faccio una rettifica qua, anche a 70 video di distanza. Giustamente una persona me l'aveva fatto notare nei commenti, ma me ne ero resa conto anch'io mentre lo dicevo e anche dopo quando ho pubblicato il video, ma sapete che io non faccio editing, non faccio tagli, quindi mi scocciava dover tagliare proprio quel pezzettino. Ho detto una castroneria, ovviamente, perché parlando dell'astrologia ho detto che è una scienza, non è una scienza l'astrologia. E mi interessa tantissimo, mi ha sempre interessato, non sono mai stata incuriosita da l'oroscopo, quello dei giornali, quello generalista, quello che dice bilancia, oggi sarà un giorno in cui troverete lavoro e si riferisce a tutte le bilance del mondo. Non ho mai creduto a quel tipo di oroscopo. E ricordiamoci quel famoso astrologo che ha detto che il 2020 sarebbe stato un anno fantastico ed è scoppiata la pandemia. Vabbè, detto questo, vorrei approfondire, ne parlo spesso con Nadia, lei è una grandissima esperta di astrologia, ha fatto anche dei video a riguardo, la conoscete di sicuro, però comunque nel caso andate sul suo canale a vedere quei video, perché lei ne parla con cognizione di causa, lei lo studia astrologia da tantissimo tempo, da tantissimi anni e mi ha talmente incuriosita e talmente tanto stupita con molte nozioni che io non sapevo, che mi ha convinta a comprare questo libro, nel senso che io volevo approfondire e lei mi ha consigliato nello specifico questo libro per cominciare a introdurmi a quest'arte che mi incuriosisce tantissimo. Dopodiché, un libro molto particolare che mi incuriosisce tanto da una parte, ma mi spaventa per il modo in cui è scritto. Sto parlando di Storia di Matilde di Giovanni Mariotti, preso a libraccio, e dovrebbe essere una storia abbastanza cupa, gotica se non ricordo male, ma la particolarità è che è scritta così, tutto così è scritto questo libro, senza punti, senza virgole, senza interpunzione. E la cosa un po' senza capitoli, proprio è dalla prima parola all'ultima un flusso di lettere scritte una dietro l'altra. La cosa mi spaventa un po' perché innanzitutto lo dico io, poi non so se è così, nella mia testa è un libro da leggere tutto d'un fiato per non perdersi. E io in questo momento della mia vita non ho una giornata intera in cui mettermi lì a leggere un libro del genere tutto d'un fiato, anche perché non so quanto possa essere, a parte la maniera in cui è scritta la trama, quanto possa essere scorrevole, accattivante da dire, proprio rimango concentrata tutto il giorno e riesco a leggermelo in una sola seduta.
E inframmezzandolo come faccio io normalmente, come facciamo tutti noi con le letture, quindi ne leggo un po' un giorno, poi lascio lì il libro, lo riprendo il giorno dopo, a volte anche 2 giorni dopo, perché ad esempio questo weekend con i simpatici pidocchi non ho letto nulla, volevo finire il libro che ho in lettura, che mi sta prendendo tantissimo, Uccelli di rovo, mi mancano le ultime 100 pagine, ma non c'è stato verso. Quindi un libro del genere, secondo me, con delle pause più o meno brevi tra una lettura e l'altra, perde un po', soprattutto io che ho poca memoria, ho paura di perdermi dei pezzi, di non capire, però mi incuriosisce. Per adeguarsi al ritmo ininterrotto di storia di Matilde occorrerà un piccolo sforzo iniziale, come quando si impara un nuovo ballo, ma presto i passi diventeranno spediti. Il lettore si lascerà prendere, si lascerà andare, sarà ricompensato dalla storia bellissima e struggente di un inganno crudele consumato da tutta una società, a spese di un uomo semplice e povero, nonché da una miriade di storie minori di pace e di guerra. Non lo so, so che se il libro è scritto bene non dovrebbe essere un ostacolo più di tanto, perché ricordo semplicemente quando ho letto Cecità sono riuscita a leggerlo tranquillamente appena ho capito un po' il meccanismo. Però mi attira e mi respinge contemporaneamente. Poi ho questo libro che ha una veste grafica editoriale molto particolare, di Luca Pantarotto, Holden and Company, peripezie di letteratura americana da J.D. Salinger a Kent Aruff. Particolare perché è fatto così, ha questa rilegatura a vista, poi questa è la copertina, ma se si apre è come se avesse una doppia copertina, perché questo è ancora un cartonato duro come quello della copertina, e poi qua c'è la prima pagina. E è un saggio, immagino, perché ovviamente non l'ho ancora letto, che parla di letteratura americana, come dice il titolo. Non c'è poi molto altro da dire. Mi incuriosisce ovviamente tantissimo perché a me piace molto la letteratura americana. Poi, ancora incelofanato di Ian McEwan nel guscio, ed è ancora nel suo guscio perché è ancora incelofanato. Libro famosissimo, autore famosissimo, quindi non mi soffermo più di tanto su questo, anche perché 20 minuti e cioè, vi ho fatto vedere un quinto dei libri che ho qui di fianco. Poi di Clive Barker, Libro di Sangue, trovato al mercatino, quindi assolutamente recuperato da pulire prima o poi, prima di leggerlo sicuramente, forse era meglio pulirlo anche prima di metterlo in libreria, ma vabbè. E autore che non ho mai affrontato, sì, qui lo dico e non lo nego, ma voglio affrontarlo, tant'è che quando trovo dei suoi libri, soprattutto quelli che si fanno più fatica a trovare, che sono fuori catalogo, li recupero. Poi, John Steinbeck con Furore. A me queste edizioni piacciono tantissimo, come copertine, come come si dice? Sono molto maneggevoli, come si dice? Maneggevolità? Vabbè, non lo so, ma non sopporto queste pagine tagliate così in modo grezzo. Qua c'è il nostro caro John. Ciao John, saluto a tutti. E sì, non ho ancora letto Furore perché io mi sono approcciata a Steinbeck con La Corriera Stravagante, che ho adorato, e ho provato con Pian della Tortiglia, ma purtroppo, come vi ho detto in un video precedente, l'edizione che ho preso io è un'edizione con una traduzione troppo vetusta per i miei gusti. Ho fatto molta fatica a leggere le prime pagine, quindi ho deciso che lo recupererò in un'altra edizione. Poi di Damiano Garofalo ho recuperato Black Mirror, Memoria dal futuro, perché Black Mirror è una di quelle poche serie che ho guardato, non tutta, 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 mi mancano poche puntate, ma me la sono bevuta perché io l'ho adorata, mi ha angosciato tantissimo, ma è quel tipo di angoscia che mi attira, perché mi rimanda molto a cose che potrebbero realmente succedere da qui a pochi anni nella nostra società, alcune forse sono anche già successe ma non ce ne rendiamo conto, e questo penso che sia un saggio appunto che prende ispirazione da Black Mirror, dalla serie TV, perché dice Black Mirror è la serie TV che ha messo in questione il rapporto tra l'uomo e le nuove tecnologie, incantando tutti, inquietante e provocatoria. Racconta di un futuro che è già presente, sollevando problemi filosofici e antropologici sulla spaventosa relazione tra individuo e società e tra percezione e realtà. Damiano Garofalo analizza gli aspetti teorici più rilevanti della serie.
Ed ecco qui. Poi, di Richard Holloway, La dolcezza dell'addio, meditazioni felici sulla vita e sulla morte. Questo non l'ho comprato io, e non mi ricordo chi me l'ha regalato, però va bene, ce l'ho in una copertina molto bella, tra l'altro, ce l'ho in libreria e sicuramente lo leggerò. Una riflessione profonda, toccante, ma anche gioiosa su come accogliere la fine della vita, imparando ad accettare i propri limiti, perdonando se stessi e gli altri. Argomento anche questo che mi interessa molto. Bisogna vedere com'è trattato, ma di per sé l'argomento della morte, è un argomento che, come penso a tutti, mi mette molta ansia, ma mi interessa molto scavare e andare a capire, tutto quello che c'è dietro. Il perché dell'ansia, il perché ci si comporta in una determinata maniera davanti alla morte, come mai ci comportiamo tutti in maniera diversa davanti alla morte. C'è chi si chiude, chi si apre, chi piange, chi non piange, chi ad esempio è a favore dell'eutanasia, chi no, eccetera, eccetera. Poi di Vladimir, sì, Vladimir, il mio amico Vladimir Nabokov o Nabokov, Intransigenze. E io di suo ho letto il suo più famoso Lolita, che adoro, 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 ho adorato e adoro. E ho letto un altro libro di cui non mi ricordo il titolo, l'avevo preso in biblioteca, mi ricordo questa cosa. E questo dovrebbe essere una specie di intervista. E quindi mi incuriosiva ancora di più proprio per questo, oltre perché mi piace l'autore, perché sapete che quando si tratta di biografie, autobiografie, interviste, libri che vanno a scavare nella vita degli autori, io mi ci butto a pesce. Nabokov aborriva le interviste, eppure soprattutto quando diventò una celebrità dovette subirne alcune. Ma il lavoro di quei malcapitati giornalisti si trasformava in puro pretesto per una strepitosa reinvenzione con cui egli si proponeva innanzitutto di cancellare ogni traccia di spontaneità, ogni parvenza di effettiva conversazione. Doveva essere uno stronzo, fuori misura. Vabbè, il risultato fu una sorta di concrezione madreporica. Dove con gli anni finirono per depositarsi nella loro forma più scintillante e micidiale non tanto le idee quanto le intransigenze di Nabokov, come dire le reazioni della sua fisiologia di scrittore ai grandi temi che vagavano per l'aria. Sì, penso che sia una raccolta di interviste o qualcosa del genere. Poi, nella mia libreria da secoli, secolorum, Sapiens da animali a dei di Yuval Noah Harari, questo bel bollino sulla parola umanità, breve storia dell'umanità, censuriamo la parola umanità perché di umano ormai c'è rimasto ben poco, saggio di cui ho sentito parlare benissimo e che ovviamente ce l'ho nella mia libreria perché mi interessa tantissimo, l'avevo trovato con lo sconto e quindi me l'ero accaparrato. Poi di John Niven, A volte ritorno, libro che mi incuriosisce molto perché di John Niven io ho letto Maschio, Bianco, non mi ricordo mai il titolo, qua ovviamente non c'è scritto perché, perché forse è uscito dopo quell'altro, Bianco, Maschio, Etero, una cosa del genere, non me lo ricordo, mi era piaciuto tantissimo, l'avevo trovato veramente molto spassoso e quindi quando ho trovato questo in una libreria dell'usato, l'ho voluto recuperare in un momento in cui avrò bisogno magari di staccare un attimo, può essere un buon libro di intrattenimento, perché mi ricordo che l'unico libro suo che ho letto di Niven proprio mi era piaciuto tanto, mi aveva fatto parecchio sorridere, ma quel sorriso un po' amaro che ti fa anche riflettere. Poi di Chuck Lui, che io ho sempre pronunciato Palahniuk, lo so che non è Palahniuk, ma faccio una fatica a ricordarmi la vera pronuncia, Palahniuk, Polahniuk, non lo so, Cavie, con questa copertina orrenda, che non mi piace per niente, di suo ho letto vari libri, e questo è uno dei tanti che mi manca. Poi questo dovrebbe essere un regalo
Ma non ne sono sicura, quindi per non dire castronerie, nel caso la persona che me l'ha regalato stia guardando il video, non offendetevi, è una memoria da moscerino e non mi scrivo le cose. I libri quando mi vengono regalati li guardo, li spulcio, poi li metto nella libreria dei non letti e sapete che ne ho tanti, come state vedendo anche da questi video di libri non letti, e quindi poi mi dimentico, scusate, nemmeno che non ci sia la dedica come ha fatto la Penny su quell'altro libro. Ma ho un'idea di chi può avermelo regalato, ma per non far torto a nessuno, sto zitta. Il peso dell'inchiostro di Rachel, forse Rachel Kadish. Kadish, Kadish, non lo so. Madonna, ne sono pessima. Una storia epica, commovente, ricca di dettagli storici e intrighi letterari. Romanzo vincitore del National Jewish Book Award. Mie pronunce sempre fantastiche. Londra, novembre 2000. Ellen Watt, una studiosa di storia ebraica sull'orlo di un pensionamento obbligato, viene convocata per visionare alcuni documenti ritrovati in una casa del tardo XVII secolo. Consulenze come questa non sono insolite nella sua professione, talvolta capita di scoprire vecchie carte in una soffitta, bla 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 bla, giunta sul posto, non riesce a trattenere l'emozione. All'interno di un ripostiglio segreto, nel vano rettangolare nascosto da un pannello, l'aspettano due pacchetti colmi di documenti, lettere in ebraico e portoghese risalenti a più di 3 secoli prima. Avvalendosi dell'aiuto di uno studente americano, alle prese con una tesi sulle possibili connessioni fra l'opera di Shakespeare e gli ebrei rifugiatisi nella Londra elisabettiana, per sfuggire alle persecuzioni, Ellen scopre che le lettere appartengono al rabbino Hakohen Mendes, uno dei primi insegnanti della rifondata comunità ebraica londinese. E non vado avanti, perché sennò non finiamo veramente più. Poi, Come salvarsi la vita di Erica Jong. Io non ho ancora letto nulla di questa autrice, ma mi ispira tantissimo. Ne ha parlato molto bene Nadia, parlando di quale titolo dell'autrice? Vediamo se mi viene in aiuto. Era paura di, no, non era paura di volare. Non mi ricordo, è un titolo famoso dell'autrice, il suo più famoso, ma non mi viene in mente. Va bene, comunque mi ha incuriosito molto, quindi quando li trovo all'usato, li recupero. Poi magari leggerò un suo libro e non mi piacerà, amen, però sono incuriosita. Tra l'altro chi l'ha letto prima di me aveva messo questi post-it, non so a segnalare di preciso che cosa, lo scoprirò quando lo leggerò. Poi, aiuto, qua cade tutto, mamma mia quanta polvere. Autobiografia di un dandy di Oscar Wilde, ovviamente è l'autobiografia di Oscar Wilde, autore conosciutissimo, io ho adorato il suo capolavoro Il ritratto di Dorian Gray e quando ho scoperto che c'era una autobiografia l'ho voluta recuperare. In questa straordinaria raccolta sono contenuti molti saggi di vario argomento che sono rimasti inediti e che sono frutto della collaborazione dell'autore con numerosi giornalisti e riviste. Tra l'altro ho visto anche un paio di film sulla vita di Oscar Wilde, mi ricordo che mi erano piaciuti molto. Poi questo ve l'avevo già fatto vedere, di Colleen Hoover, It Ends With Us, siamo noi a dire basta, colpa di Felicia. Poi questo che nei commenti, soprattutto sotto i video dove parlavo del rapporto tra madre e figli, mi è stato consigliato proprio. Riguardo a questa tematica, storia di Shaggy Bane di Douglas Stewart, recuperato da poco dalle biblioteche, cioè da poco, qualche mese fa dalle biblioteche, perché ne avevano parlato anche loro e quindi mi ero incuriosita e l'avevo recuperato da loro. Poi di Donatella di Pietrantonio, L'Arminuta, recuperato mercatino dell'usato, perché ne ho sentito tantissimo parlare, non, cioè mi ispira non particolarmente, ma avendolo trovato a poco prezzo l'ho voluto prendere perché poi sono una curiosa e quindi alla fine se trovo dei libri a poco prezzo di cui ho sentito tanto parlare me li accaparro. Questo l'ho trovato scontatissimo sul libraccio e quindi per curiosità l'ho voluto prendere. I poteri della Wicca, la più antica religione del mondo nella società contemporanea, non perché io voglia praticare
stregoneria, ma perché comunque tutto quello che riguarda l'argomento streghe mi interessa. E quindi ho detto perché, visto che costa poco, perché non avere questo libro da spulciare per capire di cosa si occupa la Wicca, cosa fanno quelli che praticano la Wicca. Questo mi è stato recuperato dalla Penny, direi a un Emmaus, a 1,50 euro, perché sa che mi piace l'autrice e quindi me l'ha recuperato, di Joyce Carol Oates, Un giorno ti porterò laggiù. Non so assolutamente nulla, tra l'altro un'edizione Mondolibri, direi, dalla copertina, ma quando mi ha detto c'è questo libro, ti interessa, te lo recupero, ho detto di sì, perché comunque la Oates non si lascia mai ai mercatini. Questo, anche questo me l'ha recuperato lei perché mi aveva detto che lo stesso giorno che mi aveva fatto vedere questo libro, aveva fotografato anche questa copertina, avevo detto sì, prendilo, prendilo. Poi quando me l'ha portato io non mi ricordavo più assolutamente nulla, che bello, però mi ispira, vabbè, già il titolo Gelide scene d'inverno, che bello l'inverno, di Ann Beattie. Sono molto ignorante, non so chi sia Ann Beattie, non so di cosa parli questo libro, però evidentemente ero stata ispirata perché le avevo detto sì, prendilo, prendilo, e giustamente lei l'ha preso e poi me l'ha portato a casa. Io ho detto, boh, vabbè. Allora, vediamo qua. Ann Beattie è autrice di 7 romanzi e 8 raccolte di racconti. Paragonata a mostri sacri come Salinger, John Updike. Con questo romanzo, finora inedito in Italia, esordiva nel 76 Ann Beattie, autrice di culto della scena letteraria degli Stati Uniti, capofila della corrente minimalista fra gli anni 70 e 80, e tuttora considerata una delle più grandi maestre della short story. Questo libro racconta la storia del giovane Charles, ossessivamente innamorato di Laura, che sarà poi Laura, non Laura, ma vabbè, la donna con cui ha avuto una relazione ma che ha preferito tornare dal marito, e circondato da una famiglia disfunzionale. Va bene, posso fermarmi qua perché adesso ho capito perché l'ho detto prendilo, prendilo. Poi di Magda Szabó, Il Momento, in questa edizione, mi scusino le edizioni Anfora, ma questa edizione è orrenda, veramente orrenda, ma penso di averlo trovato a mercatino e l'ho recuperato perché di Magda, e dire che volevo chiamare mia figlia Magda, era tra i vari nomi papabili, ma non riesco neanche a dirlo, per fortuna che l'ho chiamata in un altro modo. Szabó, ho letto La Porta, giusto? Tra l'altro queste sono quelle edizioni che non mettono dietro la biografia dell'autrice e i vari libri che ha scritto, e io che ho la memoria di un moscerino spiazzicato, perché sono di Modena e si deve sentire spiazzicato sul paraurti, non mi ricordo neanche quello che ho fatto ieri, no, quello che ho fatto ieri me lo ricordo perché ho fatto 750 shampoo antipidocchi. Vabbè, ho letto altro dell'autrice, mi piace molto e quindi l'ho recuperato. Tagliare la testa al toro, perché è inutile che stiamo qua a parlare del nulla. A cercare di stimolare la mia memoria che non esiste in questo periodo poi della mia vita, si parlano anche le mie occhiaie, cioè no, no, non chiedete alla mia mente di andare a cercare cose nel passato. Poi, Non disturbare di Muriel Spark, questo non so dove l'ho recuperato, ma sicuramente da un mercatino. Tra l'altro, grazie, chi l'ha letto ci ha omaggiato di una crema solare scaduta nel 1502, lasciamo qui dentro, perché l'ho recuperato. Nella sontuosa residenza dei Klopstock presso Ginevra, un gruppo di domestici aspetta che un'atroce messa in scena si consumi, che il barone, dopo aver ucciso la moglie e l'amante che con lei condivide, si suicidi in modo da poter vendere alla stampa memoriali scandalistici. Ecco perché l'ho comprato. Poi, di Somerset Maugham, 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 storie ciniche con questa copertina che adoro, cioè secondo me è bellissima questa copertina. Di suo ho letto un libro di cui non ricordo il titolo, una cosa tipo Vacanze di Natale, una cosa del genere, che mi era piaciuto molto, e ho voluto recuperare questa raccolta. Dovrebbe essere una raccolta di racconti? Penso, una raccolta di racconti, abbastanza famosa. Questo mi è stato regalato di Khaled Hosseini,
Mille splendidi soli, ho letto Il cacciatore di aquiloni, mi era piaciuto molto. Non avevo intenzione di recuperare anche questo, ma la mamma di un mio amico, grande lettrice, l'aveva letto, non le interessava tenerlo in casa, quindi ho detto: chi sono io per lasciare un libro senza casa? Dallo pure a me, che prima o poi lo leggerò. Di Marco Venturino, Cosa sognano i pesci rossi? Questo non so chi me l'ha regalato, è un regalo di sicuro. Non l'ho comprato io, però va benissimo, nel senso che lo leggerò prima o poi. Pierluigi Tunesi, 45enne di successo e soddisfatto della propria esistenza, si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. Luca Gaboardi, 45enne in difficoltà e in conflitto con la propria esistenza, è il medico responsabile di quel reparto. Due uomini totalmente diversi, due vite andate in direzioni opposte, si trovano per destino faccia a faccia. Oh, interessante. Se voi lo conoscete, fatemi sapere. Vabbè, di tutti questi libri, ma in particolare di quelli di cui non so nulla, fatemi sapere. Qua, ve lo faccio vedere così, tanto è conosciutissimo, è ancora tutto impacchettato, Castelli di rabbia di Baricco. Un regalo, come potete notare. Questo ve l'avevo già fatto vedere, direi nel tag dei mattonazzi, i luminari, che mi attira e mi respinge, mi attira e mi respinge, perché io ho fatto la fila qua, che adesso mi devo allungare per metterli qui. Poi, Mary Poppins, voglio assolutamente recuperare il libro, anche se tutti quelli che l'hanno letto ci sono rimasti malissimo, perché la Mary Poppins del libro originale, scritto da P.L. Travers, non è la Mary Poppins a cui ci siamo abituati noi con le varie trasposizioni cinematografiche, soprattutto quella più famosa che tutti noi abbiamo visto e conosciamo, ma è una Mary Poppins molto antipatica, molto sì, distopica, dispotica, e che tratta malissimo i bambini. E tutti ci rimangono male, invece io rido e non vedo l'ora di leggerlo per scoprire questa Mary Poppins un po' malvagia. Altro libro, altro giro, altro regalo, ancora in celofanato, di Kate Summerscale, Il ragazzo cattivo, libro con una copertina secondo me bellissima, che ovviamente l'ho comprato, quindi mi incuriosisce tantissimo, e ancora di più da quando ne ho sentito parlare da Selvaggia, ma non nello specifico di questo libro, se non ricordo male, ma di altri libri dell'autrice. Forse questo, Omicidio a Rhode Island. E mi ispira molto, o forse proprio questo aveva letto. Vabbè, comunque, Selvaggia ha letto qualcosa dell'autrice, ne aveva parlato benissimo e io già ero incuriosita, ovviamente dopo aver sentito le parole di Selvaggia, lo sono ancora di più. Londra, in un afoso mattino dell'8 luglio 1895, Robert Coombs, 13 anni, accoltella la madre. C'è sempre del disagio, è una storia vera, se non mi ricordo male, c'è sempre del disagio, ci sono sempre dei bambini disagiati che vengono da rapporti familiari disagiati, ci sguazzo proprio. A sangue freddo, poi insieme al fratello va ad assistere a una partita di cricket. Per 10 giorni i due ragazzini vivono liberi e abbandonati a se stessi nelle strade di uno dei più poveri quartieri della città, fino a quando il delitto non verrà scoperto. Ma la vita di Robert non finisce qui e neppure la sua storia. Kate Summerscale segue le piste della realtà come un detective, offrendoci la ricostruzione di un omicidio vero che si legge come un giallo. Quindi è un omicidio vero. Molto, molto, molto incuriosita. Altro libro che mi incuriosisce tanto, di cui ho sentito parlare pochissimo, l'avevo visto un pochino su Instagram quando era uscito, poi scomparso dai radar, La casa sul Bosforo di Pinar Selek. Fandango Edizioni, copertina anche qua stupenda secondo me. E vabbè, a prescindere da tutto, la prima curiosità verso questo libro deriva dal fatto che si parla, immagino, sì, di Istanbul, città che io ho avuto il piacere di visitare e dove è rimasto un pezzo del mio cuore, spero di tornarci perché Istanbul è veramente magica. È una città che mi è entrata dentro e vorrei scoprirla sempre di più. Una Istanbul da fiaba, quella narrata da Pinar Selek, o Pinar Selek, non lo so, attraverso i ricordi della sua infanzia e giovinezza nella casa sul Bosforo. Nell'arco di 20 anni seguiamo l'intreccio amoroso di due coppie, quella della studentessa
anzi proprio mi viene fuori questa emilianità, della studentessa rivoluzionaria Elif e del musicista Hasan, e quella di Sema in cerca di se stessa e di Sali, l'apprendista falegname. Ma il personaggio principale è il quartiere di Yedikule, ovviamente la pronuncia sarà sbagliatissima, carico di storia, di tradizioni, che conserva la sua autenticità nonostante lo scorrere del tempo. Ecco, quindi sapere che un quartiere di Istanbul è tra i protagonisti della storia mi incuriosisce ancora di più. Poi, questo l'avevo recuperato in edicola, se non sbaglio, Atlante delle emozioni umane, che in teoria questo libro io dovrei tenerlo fuori, non nella libreria, e ogni tanto sfogliarlo e leggerlo, perché non è un romanzo, ovviamente, è un Atlante. Quindi ci sono tutte le varie emozioni umane, descritte. Ecco, la prima che vi faccio vedere è delusione. Descritte, raccontate in ordine alfabetico, quindi non è un romanzo da leggere dall'inizio alla fine, tutto d'un fiato. Ma io non ce l'ho, cioè non lo leggerò dall'inizio alla fine tutto d'un fiato, dovrei tenerlo fuori, sfogliarlo ogni tanto, ma non ce la faccio, è più forte di me. Non sono la spizzicatrice di libri, non riesco ad avere questa modalità anche con questi libri che invece andrebbero così letti spizzicando un po' qua e là tra le pagine. Poi, famosissimo Salvare le ossa di Jasmine Ward. Ve lo faccio vedere così e basta. Quelli più famosi li scorriamo velocemente perché altrimenti non ne usciamo più. Quant'è? 40 minuti? Vabbè. Poi di Edgar Wallace, Mistero al castello e Il vagabondo, quindi penso che siano due racconti, questo non so dove l'ho recuperato, da dove arrivi, non mi ricordo assolutamente, non penso di averlo comprato io, devo averlo recuperato forse in un book crossing, non lo so, lo scopriremo un giorno. Questo recuperato dalla libreria della Lia, uno di quei libri che non voleva più, che dava via e quindi a gratis l'ho recuperato io, Al diavolo piace dolce, che è l'autrice di Il diavolo veste Prada, ce li ho tutte e due. Questo non so se anche questo l'ho recuperato dalla libreria della Lia. Non ho comprato nessuno dei due, ma ho avuto occasione di recuperarli a gratis e quindi li ho presi. Del Diavolo Veste Prada ho visto il film che mi è piaciuto tantissimo e quando mi ricapita di vederlo in TV lo guardo volentieri e ovviamente la Lia aveva il seguito, non lo voleva più e l'ho preso io. Poi, grande lacuna che non vedo l'ora di colmare, di Salman Rushdie, I versi satanici. Di lui non ho letto nulla, neanche l'altro suo libro molto famoso che è Qualcosa con mezzanotte, I figli della mezzanotte, almeno molto famoso, sono tutti famosi i suoi titoli, questo forse è il più famoso, I versi satanici, e non vedo l'ora di leggerlo, conosciutissimo, quindi è inutile che sto qua a parlarvene, di Philip Roth, Pastorale americana, sì, devo ancora leggerlo, sapete che io sono partita con suoi titoli minori, diciamo così, quelli meno conosciuti, e poi ho la sua biografia e penso che la leggerò prima di leggere le sue opere più famose. Poi, Un estraneo al mio fianco, Anne Rule, la storia vera di Ted Bundy, serial killer, quindi ovviamente sapete che mi ci tuffo. Ho guardato la docuserie su Prime, su Netflix, non mi ricordo. Ve la linko qui sotto. Storie che mi inquietano e affascinano tantissimo. Poi, il primo libro della casa per bambini speciali di Miss Peregrine, uscito 7250 anni fa e io devo ancora leggerlo. Anche questo libro conosciutissimo, si è visto in lungo e in largo, ne hanno parlato tutti. Io l'avevo recuperato perché mi incuriosiva, ma devo ancora leggerlo. Poi, Messaggi dal sottosopra, libro che parla del mondo di Stranger Things. Devo ancora finire la serie. Io ho visto la prima stagione, non mi ricordo se ho visto anche la seconda e sono bloccata la terza o se ho visto solo la prima. Questo è sempre per dirvi la mia memoria. Quindi
Quindi non fate spoiler, non dite nulla, che sto cercando di evitare il più possibile, perché è una serie che ovviamente mi è piaciuta molto, voglio recuperare, ma sono lenta. Sono lenta, quando si parla di serie sono ancora più lenta. Poi il caso Mary Bell di Gitta o Gitta Sereny, storia di una bambina assassina. Si parla di disagio, di bambini e di assassini. Potrei leggerlo insieme a Il ragazzo cattivo, visto che si parla sempre, qua c'è sempre la polvere che danza. Si parla sempre di bambini assassini, potrei farmi una bella combola, un bambino qua, una bambina, io ho due figli, un maschio e una femmina, così. Altro che libri di pedagogia, sono questi libri da leggere per farsi tirare su dei bambini retti, educati. Nel dicembre 1968 due ragazzine, Mary Bell 11 anni e Norma Bell 13 anni, vicine di casa ma senza legami di parentela. Ma come, hanno lo stesso cognome? Vabbè. Compaiono in un'aula di tribunale del Tribunale Penale di Newcastle, in Inghilterra, accusate di aver strangolato Martin Brown, 4 anni, e Brian Howe, 3 anni. Molto bene. Norma viene assolta, Mary Bell, la più giovane, viene riconosciuta colpevole di omicidio e condannata all'ergastolo. Sempre la gioia su questo canale. Poi, scusate, ma la polvere mi sta dando fastidio, ormai sapete che è protagonista dei miei video, la polvere, di Zadie Smith, Feel Free, Idee, Visioni, Ricordi. Non ho ancora letto nulla, ho vari titoli di Zadie Smith in casa, ma non ho ancora letto nulla. Per me la letteratura è un modo di chiedersi, e se le cose fossero diverse da quelle che sono, e una componente centrale della questione è chiedermi, e se io fossi diversa da quella che sono? Molto, molto, molto interessante. Ho visto una foto, volevo farvela vedere, ma ovviamente l'ho persa. Non era questa, era un'altra. Vediamo se la trovo. Eccola qua. Poi andiamo avanti con un libro delle edizioni Atlantide, che sapete io adoro. Questo è il numero 698, perché questo non è Blu Atlantide, ma sono quelli numerati, che escono numerati, di Colin Wilson, L'Outsider. Non mi ricordo assolutamente nulla, ovviamente. Tradotto in 30 lingue, dal suo primo apparire nel 1956 in Inghilterra. Vediamo, c'è una trama qua. No. L'Outsider, scritto in una sala di lettura del British Museum in un periodo in cui l'autore dormiva in un sacco a pelo in un parco, è uno dei classici underground più importanti e amati dell'intero Novecento. Attraverso l'opera e la vita di artisti, scrittori e filosofi come Kafka, S. Hemingway, Nietzsche, eccetera, eccetera, Colin Wilson esplora la psiche e il ruolo di chi vede troppo e troppo lontano e giunge a definire un nuovo modello di conoscenza e libertà. Oh, vabbè, mi ispira un sacco, voglio leggerlo subito. Sarà, non lo sto dicendo di tutti i libri. Poi di John Williams, Augustus, di John Williams io ho letto, facciamoci aiutare, Stoner, che mi è piaciuto e quindi ho voluto recuperare anche questo. Poi cosa abbiamo qui? Questo l'avevo recuperato a Libraccio, sì, in una delle mie scorribande sul sito di Libraccio nei periodi in cui fanno gli scontoni. E quindi ero andata tipo nel reparto Reminders e avevo trovato un sacco di libri a 1-2 euro e avevo fatto man bassa di Marella Agnelli, La signora Gocà. Erano gli anni 80 e le chiedevo se aveva scusate che con la ring light non riesco a leggere e le chiedevo se aveva messo pen on paper come amava dire Marella. A volte sì, più spesso no, rispondeva. C'erano sempre troppe cose che succedevano e sì, succedevano. Eppure le pagine lentamente si depositavano, ma non sarebbero mai state rievocazioni arrotondate, piallate, aggiustate da quella somma falsaria che è la memoria. Erano schegge di infanzia e adolescenza, giustapposte, imperiose. Fra vaste lacune si disponevano in una sequenza di tracce vivide, impressioni, espressioni, vestiti, colori, frasi. Materie, piante, odori, accenni di sentimenti che si profilavano e si nascondevano, nomi di luoghi che schiudevano immagini accessibili soltanto a chi ne stava scrivendo. Innanzitutto una villa, i Cancelli, sulle colline di Firenze, dove era apparsa la signora Gocà in un gioco di bambini. Alla fine Roma. E più ancora della narratrice illuminava di sguincio la madre Margaret, i fratelli Carlo e Nicola, il padre Filippo, la nonna Meralda, le prime amiche che avevano lasciato un segno indelebile.
Quindi, se non ho capito male, una biografia o autobiografia. Poi, uno dei tanti passenger che ho recuperato, non li recupero tutti, ma quelli dei posti che mi ispirano e incuriosiscono di più, Islanda. Chissà perché mi ispira l'Islanda. Il freddo, il gelo, il ghiaccio, la solitudine, nessuno intorno, una bella baita piena di libri, di cibo, sogno. Poi questo trovato, mi ricordo dove, perché questo l'ho preso alla libreria Il Sognalibro di Modena, una libreria di testi usati, di Cecilia Scerbanenko, il fabbricante di storie, e la figlia, se non sbaglio, che parla ovviamente di suo padre. Giorgio Scerbanenko, famosissimo, io del padre non ho letto nulla, ma sapete che, come vi ho detto mille volte, già anche in questo video, preferisco sempre approcciarmi prima alle biografie o autobiografie, perché non lo so, perché sono fatta così. Stavo guardando se avevo detto giusto, sì, è la figlia Cecilia, quindi la vita di questo grande scrittore. Poi di Tommaso Pincio, Un amore dell'altro mondo. Ce la faccio, scusa, la pausa del mio cervello, il cricetino che girava, il mio cervello, beep, la linea così. E, un libro che parla di Kurt Cobain, se non ricordo male, vabbè, direi di sì, perché questa è la foto di Kurt Cobain da piccolo e io lo so bene perché sono, però soprattutto in adolescenza, avevo poster, diari pieni di fotografie, una grande fan di Nirvana. E stavo guardando qui, un personaggio indimenticabile, una straziante storia d'amore, la traccia fantasma di Kurt Cobain e di una generazione, un romanzo musicale nell'intimo che condensa il freddo degli anni passati e gli oppone un tragico desiderio d'amore. Quindi mi ispira tantissimo, io di Pincio ho letto qualche mese fa Panorama, adorato, e quindi sono curiosa di vedere la sua penna in un libro come questo dove parla di Kurt Cobain, grande amore della mia adolescenza. Poi questo libro rovinato, graffiato dal mio gattone che non c'è più, quindi lo teniamo questo graffio anche come ricordo di Grillo. Di José Saramago, Viaggio in Portogallo. In verità questo andrebbe nei libri messi in sospeso perché ho provato a iniziarlo più volte ma non riuscivo ad andare avanti. Ma visto che non mi ricordo un H di quello che ho letto, delle prime 50 pagine che ho letto, è finito nella libreria dei libri ancora da leggere. Di Saramago io ho letto solo Cecità, che ho adorato, ho Le intermittenze della morte, ancora da leggere, e questo mi ispirava perché il Portogallo è un paese che mi piace molto. Conosco poco perché io ho visto solo Lisbona, però è comunque un paese che mi affascina, che mi attira. Lui è uno scrittore che fondamentalmente mi piace e vorrei recuperare, ma questo libro mi ricordo che mi aveva un pochino respinto e non so se è il libro di per sé o se l'ho letto io in un periodo in cui non ero tanto della quale. Poi, sempre per lo stesso discorso che ho fatto prima sull'astrologia, ho recuperato Storia dell'astrologia di Cocu von Stuckrad, costui, che è docente di storia delle religioni all'Università di Beirut e occupa attualmente la cattedra di filosofia ermetica presso l'Università di Amsterdam. Quindi un personaggino abbastanza curioso e l'avevo trovato su Libraccio, stesso discorso che ho fatto prima sull'astrologia e quindi l'ho voluto recuperare. Altro libro che devo leggere da 6.000 secoli in teoria insieme alla Lia, ma rimandiamo, rimandiamo, il famosissimo La Chimera di Sebastiano Vassalli. Non vi so dire nulla perché è molto famoso, lo conoscete, anche questo molto famoso, lo conoscete, devo ancora leggerlo, Il Giro di Vita di Harry James. Con questi bambini dall'espressione felicissima sulla copertina. Poi Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar in questa edizione in Audi vecchissima con anche varie sottolineature del precedente proprietario o proprietaria, numeri di telefono così a caso 0536 dovrebbe essere Sassuolo, quindi qua della zona, vabbè, chi se ne frega. Ancora da leggere. Poi questo che l'avevo trovato al mercatino, l'avevo comprato perché avevo letto male, poi a casa mi sono accorta della castroneria, però sono comunque contenta di averlo anche perché l'ho pagato pochissimo.
L'avevo preso pensando fosse Via Col Vento, invece è il seguito di Via Col Vento, perché c'è scritto grosso così Rossella, e tra l'altro anche l'autrice non è l'autrice di Via Col Vento, ma è Alexandra Ripley. Ma io avevo letto solo Via Col Vento di Margaret Mitchell e quindi mi sono fatta infinocchiare, perché invece che scriverlo piccolo e scrivere solo Rossella, hanno scritto bello grande anche Via Col Vento per farlo vendere di più. Questa simpatica donzella è l'autrice. Questa foto agghiacciante, e devo ancora leggere Via Col Vento, ce l'ho in casa e molto incuriosita, ma devo farmi chiamare dai libri. È così, è successo anche con Uccelli di Rovo, un libro famosissimo, famosissimo anche lo sceneggiato, ce l'avevo in casa da secoli, letto da tutti. È arrivato il suo momento quando ho sentito che il libro mi chiamava e infatti lo sto divorando. Quindi anche con Via Col Vento non voglio forzarmi, nonostante ci sia la curiosità, ma devo proprio sentire il momento in cui mi chiama a tutta voce. Poi questo penso che sia un regalo di Tracy Reese, Amy Snow. Hertfordshire, 1848. La brina ricopre i campi. Ah, è già qua un'ambientazione che mi fa star bene. E le strade, quando Amy Snow, la mantella stretta per difendersi dal gelo, si allontana da Hatfield Court, la casa in cui ha vissuto per ben 17 anni. L'unica persona che lei abbia mai amato, Aurelia, che poi sarà Aurelia, vabbè, la smetto, Vanaway. Figlia unica di Lord Charles e Lady Celestina Vanaway, una delle famiglie più in vista della contea, giace sotto 6 piedi di terra, in un angolo silenzioso del Camposanto. Che cosa carina per dire semplicemente che sono morti. E a Amy non resta che svanire come un'orma che si discioglie nella brina. Era stata proprio Aurelia a trovarla 17 anni prima, in una tersa mattina di gennaio, in cui l'aria era tagliente come vetro. L'aveva vista agitarsi nella neve, minuscola neonata con la pelle fredda come gelatina di fragole, piccolo essere glabro e azzurrino, abbandonato ai margini di una foresta inospitale. L'aveva battezzata Snow perché era piena di neve e Amy perché era il nome della sua bambola preferita. E l'aveva portata con sé a Hatfield Court, la dimora dei suoi da tempo immemorabile. Erano cresciute insieme, Aurelia e Amy, come due sorelle inseparabili, perché così si consideravano. Ma poteva essere a seconda dei giorni, Amy, una giovinetta rispettabile, o una vagabonda, una sorella o una sguattera. E ora, con la scomparsa di Aurelia, non può più restare nella grande dimora. Molto bene. Poi, questo libro l'avevo comprato perché all'epoca, perché si parla di un libro che ha un po' di anni, ne aveva parlato Read Blog Repeat, non mi viene il nome. Vabbè, la conoscete tutti, ne aveva parlato lei perché lei adora Bianca Pizzorno. Io di Bianca Pizzorno non ho mai letto nulla e volevo iniziare da questo, che è un libro per adulti, perché Bianca Pizzorno ha scritto un sacco di libri per ragazzi, La vita sessuale dei nostri antenati. Volevo recuperarla prima con questo testo e poi, semmai, recuperare i libri per ragazzi che ha scritto per leggerli io e, semmai, passarli poi ai miei figli. Con questo mio bel primo piano delle mie narici. Scusate, li avevo messi lontanissimi. Gli ultimi tre libri. Questo mi è stato regalato di Daniel Pennacchi, Il caso Molossen, e non so se lo leggerò mai perché dovrebbe far parte della serie famosa della famiglia Molossen. Dovrebbe essere tipo l'ultimo e quindi non posso leggere questo se non ho letto gli altri. In casa dovrei avere Il paradiso degli orchi e La fata carabina, ma non sono sicura. Se avrò voglia recupererò gli altri, poi leggerò questo, altrimenti vedrò. Intanto ce l'ho in casa, mi è stato regalato e quindi lo tengo qui. Di Pennacchi ho letto Come un romanzo, libro che io adoro. Poi ho letto Storia di un corpo, che mi è piaciuto tantissimo. Dovrei aver letto anche L'amico scrittore, o forse non l'ho letto, ma ce l'ho. E ne ho letto un altro che qua non vedo e non me lo ricordo. Comunque è un autore che non mi dispiace, di cui ho letto già qualcosa, e quindi non si sa mai che un giorno mi venga voglia di recuperare tutta la saga dei Molossen, e quindi poi leggerò anche questo. Libro recuperato per colpa di Leda, perché ne aveva parlato un sacco all'epoca quando l'ha letto nelle sue storie, quindi mi aveva incuriosito, i personaggi più malvagi della storia. Ovviamente non c'è molto da
da dire perché il titolo è già esplicativo, è una raccolta, un saggio che parla appunto dei personaggi più malvagi della storia. Tra i più conosciuti e meno conosciuti si parla della loro storia, della loro biografia e di quello che hanno combinato. Qua c'è una casa, la foto di una casa. Ultimo libro, togliamo questo pelucco che non va via, un regalo, mi è stato regalato questo un po' di anni fa dalla mia amica Melania, racconti da Shakespeare in questo cofanetto, carinissimo. Questo potrei leggerlo, io sono molto ignorante per quanto riguarda Shakespeare, non l'ho mai studiato a scuola e non l'ho mai letto. Mi incuriosisce da una parte, dall'altra c'è sempre quella paura di forse non lo capisco, ha una scrittura troppo lontana da quello che la contemporaneità che sono abituata a leggere io, so poco proprio in generale, cioè a parte quello che un pochino sappiamo tutti su Shakespeare, però non, appunto non avendolo mai studiato, magari non riesco a cogliere per bene quello che vogliono dire le sue storie, quindi non mi ci sono mai approcciata. Magari questo è un testo che potrà servire magari anche ai miei figli, potrò leggerlo anche insieme a loro quando saranno un pochino più grandi per conoscere le opere di Shakespeare, che comunque non fa mai male. Molto carino perché qua c'è il davanti e qua gli stessi personaggi visti da dietro. Questa edizione è stupenda. È un regalo che io ho apprezzato tantissimo e dentro questa raccolta c'è Macbeth, Sogno di una notte di mezz'estate, Otello, Amleto, Molto rumore per nulla e Re Lear. Tra l'altro Macbeth, ho visto il film al cinema insieme alla Lia, quello che è stato fatto qualche anno fa con protagonista Fassbender e mi era piaciuto tantissimo, anche lì impaurita perché ho detto Lia ti chiederò ogni 2 secondi cosa sta succedendo, non ci capisco niente perché era una storia che non conoscevo perché sono veramente proprio ignorante per quanto riguarda Shakespeare. E invece sicuramente tante cose non le ho notate, non le ho viste, non le ho capite, è perché mi manca il background per capirle, ma il film di per sé mi è rimasto molto molto impresso. L'ho trovato stupendo nella mia ignoranza, perché magari qualcuno che ama Shakespeare l'ha studiato molto bene vedendo quel libro e non ridisce, e quel film, scusate, e non ridisce. Io vi parlo da profana, quel film mi era piaciuto tantissimo, mi aveva veramente tanto colpito. E questo è l'ultimo. Terza parte del Bookshelf Tour finita e forse ultimo video di dicembre che voi vedrete, ultimo video dell'anno. Quindi se ci rivediamo a gennaio perché non riesco a girare più video, ovviamente i consueti saluti del caso, buon Natale, buone feste, buon fine dell'anno. E ci rivediamo con l'anno nuovo, con i propositi per l'anno nuovo che io non faccio mai perché tanto poi non li rispetto, anche perché per me l'anno inizia il 1° di settembre, l'anno nuovo inizia il 1° di settembre, è lì che io mi sento carica ed eccitata, progetti non progetti, 1° di gennaio per me è un giorno più o meno come un altro e basta. Quindi se non ci rivediamo più, ci rivediamo nel 2023, se non succede nulla, corna facendo. Un bacione, ciao a tutti.